All'inizio ero scettico anch'io sulla veridicità di questa storia. Per questo non ti ho scritto prima. Ma ultimamente continua a tornarmi in mente quell'unica sensazione che questo incontro mi suscitava e che mi suscita tutt'oggi. Mi chiamo Sebastiano, vivo nei pressi di Novi Ligure più o meno. Era una sera d'estate di 2 anni fa, agosto se non ricordo male. Stavo portando a fare un giro nel prato al mio riccio domestico. Era crepuscolo, ormai il sole era tramontato dietro le montagne e nel cielo regnava quella luce arancia che crea un gran contrasto con le colline all'orizzonte. Ero nel campo a fare girare il mio riccio quando, ad un certo momento, percepisco uno di quei suoni che fa tremare l'aria. È un rumore metallico, come se una lamiera si stesse piegando. Mi guardai prima alle spalle e poi davanti, e fu lì che iniziò l'incontro. A mezz'aria, sospeso a quelli che credo essere 200 metri da terra, c'era una figura ovale, sigariforme, perlomeno di profilo. Sembra una storia di un qualsiasi incontro con gli alieni o avvistamento di UFO, ma c'è qualcosa che mi scuote ancora oggi. Un'emozione. Paura. Tante volte ho fatto sogni di mostri o alieni, e c'era sempre la paura. Ma questa volta era diverso. Questa volta si era scatenato il terrore in me. C'era qualcosa che mi faceva pensare che tutto ciò che stavo vivendo fosse reale. A differenza del sogno, dove la paura si limitava a quello, in questo caso avevo cognizione della mia posizione, che non potevo nulla davanti a quello che stavo vedendo. Era come prendere atto che gli alieni esistano davvero e possono essere qui. Sentivo il peso di una rivelazione e il mio corpo non reggeva. La paura era una paralisi per me. Poi ho sentito nuovamente quel rumore metallico e un forte lampo che illuminò a giorno la vallata. Il giorno dopo mi svegliai. Il riccio era a posto nella sua gabbia ed ogni cosa sembrava essere al proprio posto. Sembrava essere un normale sogno. Non ho ricordo però della sera prima, né di avere rimesso il riccio in gabbia, ma anche qui c'è una sola e piccola stranezza che mi tormenta ancora. Essendo estate, io dormivo con la testa posizionata verso la finestra ai piedi del mio letto. Lì le correnti d'aria mi rinfrescavano durante le notti afose. Quella mattina mi sono svegliato con la testa orientata verso il muro. Non una cosa che avrei fatto di proposito, insomma. So che può sembrare una cavolata, ma questa storia è la mia storia horror che mi sto portando dietro da tanto tempo. Un giorno mia madre, essendo straniera, decise di andare in vacanza nel suo paese in macchina. Il viaggio durò molti giorni e una sera di questi, più precisamente la seconda, stavamo guidando su una strada secondaria in Ungheria. Era tardi, credo le 23:30 o mezzanotte, quando ad un certo punto, dal bosco, apparve un camion circondato da diverse auto della polizia. Il camion stava trasportando una specie di disco di metallo enorme. Sulla superficie aveva dei cerchi che sembravano finestre chiuse e in mezzo a questi un triangolo che sembrava a tutti gli effetti una porta. Per molti chilometri facemmo la stessa strada, fin quando un'auto della polizia ci bloccò. Gli agenti si avvicinarono alla nostra auto e ci chiesero cosa ci facevamo da quelle parti. Mia madre rispose dicendo che stavamo andando nel suo paese, quindi dovevamo per forza passare di lì. Nel frattempo, di nascosto, cercai di scattare delle foto a quell'enorme velivolo
e poiché il camion che lo trasportava si stava allontanando con il resto delle auto, ne scattai diverse, ma il poliziotto se ne accorse e mi strappò il telefono dalle mani, buttandolo a terra e rompendolo. Poi iniziò ad urlarmi contro, dicendo che erano cose private e non mi interessavano. Mia madre, essendo molto protettiva, gli urlò contro a sua volta e da lì iniziò una lunga discussione. Nel frattempo decisi di ridare un ultimo sguardo alla strada, ma sia il camion che le pattuglie della polizia erano sparite, tranne quella del poliziotto con cui stavamo litigando. Fu in quel momento che chiesi al poliziotto se fosse consapevole che il camion fosse scomparso nel nulla, ma questa mia domanda sembrò agitarlo e non poco. Entrò velocemente in macchina e poi ripartì. Osservai la macchina allontanarsi, fino a quando non scomparve definitivamente. Sempre più confuso, rientrai in auto dove mi aspettava mia madre. Ripartimmo e dopo aver proseguito per un bel po' su quella strada, incontrammo nuovamente la stessa auto di polizia che ci fermò ancora. Appena scese dall'auto, il poliziotto si avvicinò con un ghigno inquietante. Mi diede una botta in testa, poi da lì il buio. Mi risvegliai ore più tardi in ospedale, dove ci dissero che dei passanti ci avevano trovate senza sensi in auto. Mia madre non si ricordava nulla, a parte l'aver imboccato quella strada. Ma ciò che successe, no. Io invece ricordavo tutto. Infatti raccontai a mia madre l'episodio, ma lei disse che era stato solo un sogno e che non era mai accaduto tutto ciò. Io lo so e sono sicuro di quello che ho visto. Se fosse stato un sogno, allora perché non riuscii più a trovare il mio telefono? Ma soprattutto, come ci eravamo procurati i lividi alla testa? Vi racconto ciò che io e mio fratello abbiamo visto la notte del 23 dicembre 2016. Durante quel periodo eravamo soliti organizzarci a casa di mio cugino con alcuni amici, per poter passare la serata in compagnia, facendo qualche partita a briscola oppure a risico. La serata passò in fretta e, arrivata la mezzanotte, decidemmo di andare via. Stavamo a metà strada da casa nostra. E alzando lo sguardo al cielo, notai qualcosa di strano. Così dissi a mio fratello Emanuele se non gli sembravano strane quelle stelle in cielo, aggiungendo di non aver mai visto prima una costellazione con una forma triangolare. Mio fratello non disse nulla, ma continuava ad osservare quella costellazione bizzarra mentre io guidavo. Circa 2 minuti dopo, mi disse allarmato di fermare la macchina. Mi fermai immediatamente, preso dallo spavento, e mi disse di guardare, indicando quelle stelle. Da quel momento vedemmo qualcosa di fenomenale, bizzarro e al tempo stesso stupefacente. Le stelle che formavano quel triangolo si separarono ad una velocità incredibile, andando ognuna in una direzione diversa. Mentre al centro di quel triangolo comparve una quarta stella più grande, che lentamente iniziò a spostarsi nel cielo scuro di dicembre, fino a fermarsi sulla nostra macchina a circa 50 metri d'altezza. Io non riuscivo a parlare, e lo stesso mio fratello. Quella cosa emetteva un bagliore intenso, una luce che sinceramente non avevo mai visto prima. E che non riesco neanche a descrivere. Il bello era che non accecava e ciò che emetteva quella luce non generava alcun tipo di suono o rumore. Nulla di nulla. Silenzio tombale. Mentre cercavo di capire cosa fosse,
Quella cosa in un attimo sfrecciò nel cielo ad una velocità incredibile. In tutto questo non aveva generato neanche un po' di vento e non produsse alcun tipo di suono, fino a scomparire. Ci guardammo stupefatti, senza proferire una parola, e tornammo immediatamente a casa. Raccontammo tutto ciò a parenti e amici, ma nessuno ci credette. E ovviamente non posso biasimarli. Sono cose che, per crederci veramente, uno le deve sperimentare di persona. A parole è troppo complesso spiegare ciò che vedemmo e provammo in quell'istante. Era un UFO, un alieno, un fantasma. Questo purtroppo non lo so. E forse non lo saprò mai. Ma spero che almeno voi mi crediate. E sentivo veramente la necessità di raccontarlo. Vi abbraccio tutti.